quel teschio. Anch'esso un tempo ebbe una lingua e poteva cantare. E vedi adesso come quel marrano lo scaraventa a terra, manco fosse l'osso della macella di Caino, che fu il primo assassino. Questa, che quel villano ora maltratta, potrebbe essere la zucca di un politico, capace di ingannar perfino Dio. Non è così? Oppure d'un cortigiano, capace solo di dire «Buongiorno, dolce signore! Come sta stamane, mio signore?» O potrebbe essere un messer Sempronio, uso a fare le lodi sperticate del bel cavallo di Monsignor Tizio, con la speranza d'averlo in regalo. Non può essere. Sì, veramente. E ora quella testa è appartenenza di Madama Verme, smascellata com'è, mentre un becchino le picchia con la zappa sulla chierca. Una bella rivoluzione, questa, se ci dessimo il gusto di osservarla. Costaron dunque sì poco a nutrirle queste ossa, se dovevano servire in fondo solo a giocarci alle bocce. Non ci penso, mi fa male le mie. No, eccone un altro. Perché questo cranio non potrebbe essere d'un leguleio? Dove sono finiti ora i suoi quidlibet, le carte, i cavilli, le sue cause? Perché permette adesso che quel vil zoticone gli sbatacchi quel suo sudicio arnese sulla zucca, senza poter condurlo dinanzi al giudice per percosse? Questo galantuomo può ben essere stato al suo tempo un grande compratore di terreni, con le sue ipoteche, le sue multe, le obbligazioni, le malleverie, le caparre, le doppie garanzie, i recuperi. E ora si trova qui. La sua multa per tutte le sue multe. La caparra di tutte le caparre. La zucca riempita di terriccio. Non gli son forse meglio garantiti gli acquisti? Ed anche ad ipoteca doppia, ora, e prima da un paio di stipule su pergamene larghe e lunghe tanto. Gli stessi titoli di proprietà delle sue terre entrerebbero a stento in questa scatola. E il suo proprietario deve egli stesso aver più spazio, eh? La pergamena, Orazio, non si fa con la pelle di Montone. E Montoni e Vitelli sono coloro che in quella roba cercano sicurtà. Può parlare a costui. Dimmi, brav'uomo, di chi è questa fossa? Chi è l'uomo per cui scavi quella fossa? Ecco un cranio che da 23 anni si trova sottoterra. Oh. Ahimè, povero Joric. Quest'uomo io l'ho conosciuto. Orazio, un giovanotto d'arguzia infinita ed una fantasia impareggiabile. Mi portò molte volte a Cavalluccio. E ora, quale orrore, mi fa stomaco. Ecco, vedi, qui erano le labbra che gli ho baciato non so quante volte. E dove sono adesso i tuoi sberleffi, le burle, le capriole, le canzoni, i folgoranti sprazzi d'allegria che facevano scoppiare dalle risa le tavolate? Chi si fa più beffa ora del tuo sogghigno, con questa tua smorfia? Va, va ora, così, va, nella camera della mia dama,
E dille che ha un bel mettersi sul viso, un dito di belletto. A questo aspetto deve ridursi anch'ella. Fatalmente. E se la prende a ridere comunque. Se ci riesce. Orazio, dimmi un po'. Pensi tu che Alessandro sottoterra avesse questo aspetto? E che puzzasse in questo modo? A che vili usi siamo destinati, Orazio? Pensa. Con la fantasia, noi potremmo seguire tutto il corso della polvere illustre di Alessandro, fino a trovarla fungere da tappo a un barile di birra. Non ti pare? No. Non è strano. Si tratta di seguirla camminando sul filo della logica. Ecco. Alessandro, morto e seppellito, ritorna polvere. Polvere è terra. E con la terra che si fa? La creta. E perché con la creta in che è ridotto non possiamo turare un barilotto? L'imperial Giulio Cesare potrebbe ben servire a chiudere uno spiffero di vento. Quella creta che tenne il pugno duro sul mondo, messa a fare da rammendo alla crepa d'un muro. Fa da riparo al soffio dell'inverno. Ma, Ermio, facciamoci in disparte. Entrano il re, la regina,